ricevere la notifica dei nuovi video, seguimi su tutti i canali YouTube e ti ricordo che sul canale, appunto, volendo, salutiamo Grenettina, potresti fare una piccola donazione al canale. Semplicemente cliccando sul tastino col dollarino, sul tastino col dollarino. E quindi cerchiamo di capire in questo video quindi quali sono le scomode verità in amore e perché ti innamori sempre della persona sbagliata, quali sono le dinamiche che fanno sì che tu ti innamori sempre o spesso della persona sbagliata. E affrontiamo questa tematica interessante perché sono tante le persone che si lamentano di innamorarsi della persona sbagliata. Salutiamo anche Vincenzo, chiavaro o no, non lo sappiamo. Allora, ho poco tempo. Bene, Tug, ci fa piacere vederti. Allora, l'amore è sicuramente un sentimento comunque complesso, è un sentimento che, se vogliamo, è difficile da incasellare, è difficile che noi riusciamo a incasellare l'amore, perché l'amore è un sentimento che risulta veramente di difficile, diciamo, comprensione sotto certi punti di vista, quindi, dobbiamo cercare di vedere un attimino come possiamo gestirlo. Spesso è coinvolto o è avvolto anzi da una fitta rete di nebbia, da una fitta nebbia. Questa nebbia è fatta da emozioni, è fatta da desideri e quindi questa nebbia non ci permette di vedere le scomode verità, una scomoda verità che noi dovremmo imparare ad affrontare, la scomoda verità del fatto che ci innamoriamo della persona sbagliata o spesso ci innamoriamo della persona sbagliata. Questo non capita, tutte le volte, ma ci sono persone che si innamorano frequentemente della persona sbagliata. Questo fenomeno può derivare da tanti fattori fondamentalmente che poi piano piano andremo a vedere, ma sicuramente dai modelli di attaccamento, dalla bassa autostima, dalle ripetizioni, dalle paure che noi spesso abbiamo, dalle idealizzazioni. Questo è un altro punto importante. Spesso idealizziamo le persone e quindi questo ci porta, diciamo, a ottenere dei risultati che non ci portano fondamentalmente da nessuna parte. Ad esempio, i modelli, salutiamo Giulietta, i modelli di infanzia, ciao Tug, i modelli di infanzia e le relazioni passate determinano il fatto che potrebbe darsi che ci innamoriamo della persona sbagliata. E che non lo vediamo perché sono modelli che in qualche modo governano e condizionano la nostra vita. I nostri primi anni di vita giocano un ruolo cruciale nella formazione delle nostre aspettative amorose. Diciamo che i conflitti con i genitori, le relazioni con i genitori o anche altri adulti significativi possono influenzare comunque le nostre scelte future. Se ad esempio siamo cresciuti in un ambiente dove l'amore era condizionato o addirittura assente, potremmo cercare di ricreare questa dinamica, diciamo, nelle relazioni d'adulto. Si chiama emulazione del mito genitoriale, cioè salutiamo Carmine, noi spesso abbiamo dei modelli, no? I genitori rappresentano anche, come possiamo dire, rappresentano anche, se vogliamo, una situazione, i primi modelli di rapporto, no? Perché il genitore si rapporta a noi come genitore, ma rappresentano anche, molte, come possiamo dire, i primi modelli di rapporto uomo-donna li apprendiamo proprio dai genitori.
e li apprendiamo in una circostanza quando siamo bambini che sono in cui siamo deficitari sia da un punto di vista cognitivo sia da un punto di vista emotivo, per cui si generano degli imprinting. I nostri primi anni di vita sono fondamentali per la formazione delle nostre aspettative amorose, delle dinamiche relazionali. E la teoria dell'attaccamento, ad esempio, è una delle tante teorie, ma una teoria interessante che è stata sviluppata da Bowlby, che ci fa capire che i legami emotivi che formiamo con le nostre persone di riferimento durante l'infanzia influenzano comunque le nostre relazioni future, no? Bowlby definisce diversi tipi di attaccamento. L'attaccamento sicuro è quando, diciamo, il bambino ha sviluppato un senso di sicurezza e di fiducia e quindi teoricamente perlomeno un bambino che ha fiducia, diciamo, nella relazione, ha sviluppato un attaccamento sicuro, non dovrebbe, avere problematiche da un punto di vista, delle relazioni sentimentali affettive da adulto. L'attaccamento sicuro è uno dei quattro stili di attaccamento ed è quello che si sviluppa quando la persona presente è affettuosa e risponde in modo appropriato, ma non è ossessiva, non è appiccicosa, oppure non ci fa vivere delle perdite. Quindi questo tipo di attaccamento ha effetti positivi comunque poi nel vissuto da adulti, no? Per cui teoricamente questa tipologia di persone dovrebbe, diciamo, vivere una vita da adulto sentimentale, affettiva, positiva, perché la persona dà un attaccamento sicuro, non bisognoso e non eccessivamente apprensivo, perché i problemi sono se ha avuto a che fare con un genitore o troppo presente o troppo assente fondamentalmente. Ovviamente se l'attaccamento è sicuro e positivo, gli effetti nell'età adulta sono positivi. Gli individui che riescono a sviluppare un attaccamento sicuro durante l'infanzia porteranno questo tipo di attaccamento, questo imprinting nelle relazioni da adulta, no? Quindi tenderanno ad avere delle relazioni comunque sia soddisfacenti. Indipendentemente dal tipo di relazione, perché poi ognuno può avere il tipo di relazione che vuole, è la percezione della relazione che ci dice, che ci dà indicazioni fondamentalmente. E quindi chi ha avuto un attaccamento sicuro percepisce una relazione sicura. Questi individui, diciamo, sono in grado di formare legami profondi, stabili, ma soprattutto fiduciosi. Ecco, quindi, perché sono persone che anche l'autostima in amore dipende molto dal tipo di vissuto infantile, adolescenziale, no? La sicurezza emotiva sviluppata nell'infanzia genera poi una predisposizione, se vogliamo, all'autostima da adulti, una predisposizione alla gestione delle emozioni, quindi, e quindi anche una capacità di vivere come dire, un legame importante, positivo con le persone con le quali ci interagiamo, diciamo, no? Quindi ovviamente non sempre accade questo perché, come diceva appunto lo stesso Balbi, non è che sempre abbiamo gli stessi modelli, ovviamente. Potrebbero essere modelli totalmente Potrebbero essere modelli totalmente diversi che alla fine non ci portano e non ci danno nessun risultato. Questo va preso in considerazione perché talvolta, diciamo, i modelli invece producono una bassa autostima. Questo dobbiamo anche tenerlo presente. Questo è un altro punto importante, un altro punto fondamentale che dobbiamo comunque prendere in considerazione. Salutiamo la nostra Patrizia Perotti. E l'amore comunque è un qualcosa di molto complesso, qualcosa che non è che si può, diciamo, sviluppare subito. Altri modelli di attaccamento possono essere, diciamo,
legati a un attaccamento sbagliato, un attaccamento ansioso. Ad esempio, l'attaccamento ansioso è un altro tipo di attaccamento che fa sì che la persona viva costantemente la paura di perdere la persona. Quindi, il modello di attaccamento ansioso è a che fare con una persona che potrebbe diventare gelosa, ad esempio. Ci sono persone che potrebbero diventare gelose perché hanno sviluppato un modello di attaccamento che è totalmente ansioso, totalmente negativo. Quindi dobbiamo imparare a sviluppare, diciamo, modelli di attaccamento che invece devono essere sicuri, positivi. E se non ce l'abbiamo, dobbiamo fare, salutiamo la nostra Chiara Palma, dobbiamo, diciamo, svilupparli da adulti fondamentalmente, perché anche da adulti noi possiamo interagire, no? Non è che da adulti non abbiamo possibilità di interagire, non abbiamo possibilità di sviluppare qualcosa. Noi possiamo sviluppare sempre, ogni giorno, costantemente della nostra vita, noi possiamo tranquillamente migliorarci ed evitare quindi di sviluppare la persona sbagliata. Poi, come dicevamo, ci sono dei modelli di attaccamento che purtroppo ci danno un imprinting negativo, no? Sono diverse relazioni, ad esempio l'attaccamento ansioso, che l'attaccamento ansioso è un attaccamento insicuro fondamentalmente, che può essere o insicuro evitante quando hanno sperimentato, diciamo, delle persone che erano assenti, distanti, non responsivi, quindi un padre o una madre assenti. Di conseguenza imparano a non cercare il contatto emotivo con gli altri e quindi appaiono queste persone spesso distaccate, no? Per cui hanno difficoltà a innamorarsi, perché poi di chi si innamoreranno? Si innamoreranno proprio di chi sarà distaccato nei loro confronti, di chi va a duplicare quel tipo di comportamento, diciamo così, paterno o materno. Questo dipende un po' anche dal tipo di genitore conflittuale, è sempre l'emulazione del mito genitoriale. L'emulazione del mito genitoriale che dice che tutti i difetti, i vizi comportamentali vissuti attribuiti al genitore dello stesso sesso, crediamo di averli. E tutti i vizi e difetti comportamentali identificati, diciamo, nel genitore di sesso opposto, temiamo di incontrarli in una persona con la quale ci potremmo innamorare. Quindi abbiamo l'attaccamento insicuro, ad esempio, evitante, un modello di relazione dove c'è, viene dato poco, e quindi le persone, diciamo, tendono a essere totalmente distaccate, tendono a evitare il contatto e si innamorano fondamentalmente poi di persone che sono distaccate nei loro confronti, tendono a innamorarsi di persone che sono indifferenti, ma loro hanno anche questa tipologia di persone una paura di trovare un'intimità emotiva, no? Per cui si innamorano proprio di persone che non gli daranno questa, come possiamo dire, intimità emotiva. Si innamorano di chi gli somministrerà indifferenza, di chi gli somministrerà rifiuto, perché noi tendiamo a, tra virgolette, emulare il mito genitoriale. No, emulare il mito genitoriale vuol dire che appunto andiamo a duplicare il modello genitoriale vissuto nell'infanzia. Questo purtroppo diciamo che in molti casi fa dei danni. Dobbiamo imparare attraverso un atto di coraggio a superarlo. A sviluppare ad esempio una sorta di autosufficienza emotiva che dovrebbe essere un qualcosa di positivo. Poi ci sono anche dei bambini che hanno avuto esperienze, diciamo, di persone, come dire, che sono ambivalenti, un po' hanno gratificato, un po' hanno penalizzato. Ecco, questo
Questo attaccamento insicuro, ambivalente, genera persone ansiose nelle relazioni. Quindi, se tu diventi ansioso nelle relazioni, svilupperai gelosia. E per chi attira le persone gelose? Le persone gelose attirano persone che li fanno ingelosire, persone traditrici, ad esempio, no? Perché devi poter giustificare il tuo modello fondamentalmente. C'è qualche problema di linea? Ditemi se adesso si dovrebbe rivedere di nuovo bene, adesso dovrebbe vedersi di nuovo bene, e questo è un punto molto importante. Adesso si dovrebbe vedere bene, si dovrebbe di nuovo vedere bene. Quindi, i modelli di attaccamento ci possono dare veramente dei benefici da questo punto di vista. Dobbiamo imparare a uscire fuori dal circolo vizioso, fondamentalmente. Perché oltre ai modelli dell'infanzia ci sono altre scomode verità in amore, altre scomode verità in amore. Ad esempio la bassa autostima. Una bassa autostima può condurre a scelte amorose sbagliate. Questa è un'altra scomoda verità. Se tu non ti senti degna di amore e di rispetto, tenderai ad accettare relazioni che confermeranno, sono le cosiddette self-fulfilling prophecy, no? Le profezie che si autoavverano, tenderai a confermare questo modello, tenderai a confermare un modello in cui hai una bassa autostima, tenderai a confermare un modello in cui la tua vita, diciamo, ti condurrà, gli incontri ti condurranno proprio a identificare, a trovare, le persone peggiori per te, a trovare proprio le persone sbagliate. Questo è un'altra cosa che si manifesta anche molto frequentemente, no? Questa ripetizione delle dinamiche infantili è spesso subliminale, cioè nascosta. Spesso, senza rendercene conto, noi cerchiamo inconsciamente, analogicamente, di ricreare nell'età adulta le stesse dinamiche relazionali che abbiamo vissuto nell'infanzia direttamente con noi o che abbiamo assimilato come modello dai nostri genitori. Perché, come dicevo, padre e madre non rappresentano soltanto padre e madre, ma rappresentano anche i primi modelli, il primo modello in assoluto di rapporto di relazione maschio e femmina. E allora, se tu eri femmina, come hai vissuto il legame e la relazione tra tuo padre maschio e tua madre femmina? Perché in un'identificazione eterosessuale tu ti identificherai nella figura materna e l'oggetto di desiderio, se sei donna, ovviamente diventerà la figura paterna. Quindi è interessante, no? Questa situazione che ci fa capire come mai andiamo proprio a ricercare sempre la stessa tipologia di persone, qual è il motivo che ci spinge, diciamo, a trovare sempre persone che in un modo o nell'altro vanno a identificare questi comportamenti. Ovviamente, come dicevo, l'autostima influisce profondamente sulle nostre relazioni amorose. Quando non ci sentiamo degni d'amore, tendiamo ad accettare trattamenti che confermano questa convinzione. E quindi siamo noi praticamente che avvaliamo questo tipo di relazione. Sembra strano, no? Ma non è che nelle relazioni sentimentali affettive c'è una coercizione. Questo è un punto fondamentale. Ma che salta la connessione, Rox! Adesso si deve vedere bene, citrulla. Ditemi se si vede bene. Sta citrulla parla sempre del passato. Quindi, l'autostima, come dicevo, gioca un ruolo cruciale nelle nostre relazioni amorose. Quando abbiamo una bassa autostima, se cerchiamo, tendiamo a scegliere partner si vede. Salutiamo Miriam, però tendiamo a scegliere partner che confermeranno le nostre convinzioni negative di noi stessi. Quindi
Questo è un punto fondamentale. E allora che cosa scrivi che non si vede? Citrulla. Tendiamo a scegliere partner che confermano le nostre convinzioni negative su noi stessi. E questo può portarci a rimanere anche in relazioni tossiche, non soltanto a cercare inconsciamente le persone sbagliate, che sarebbe anche il meno, ma è purtroppo innamorarsi anche delle persone sbagliate, che sarebbe invece il più. Perché se ci innamoriamo, tra virgolette, un conto è conoscere le persone sbagliate, no? Perché nella vita tu puoi conoscere persone sbagliate. L'urlo di Munch! L'urlo! Citrulla! E questo è un punto fondamentale. Mi stavo bloccando, un paio di ore mi sono serviti, sto vecchio citrullo. Allora, lavorare sulla propria autostima è fondamentale per rompere questo ciclo dannoso. Quando ci amiamo e ci rispettiamo, ma che salta via la connessione, sta befana, è rincoglionita! Allora, lavorare sulla propria autostima, dicevo, è fondamentale per rompere questo ciclo dannoso. Quando ci amiamo e ci rispettiamo, diventiamo più selettivi riguardo ai partner che scegliamo. Non accettiamo più partner che non ci danno quello che vogliamo. Una buona autostima ci rende anche più attraenti agli occhi degli altri, ci aiuta a comunicare in modo più efficace. È fondamentale questo. Investite nella crescita personale, praticate l'autocompassione, cioè non vuol dire l'autocommiserazione, autocompassione vuol dire, la capacità di amarsi, la capacità di accettarsi, la capacità di accogliersi, lavorare sull'autostima è fondamentale. Quindi per rompere, per spezzare le catene, spezza le tue catene, è un punto fondamentale. Devi spezzare le tue catene, altrimenti se non spezzi le tue catene, resterai sempre con queste situazioni che non ti portano nulla. Ovviamente ci sono tanti modelli, no? Ad esempio, la paura della solitudine. La paura della solitudine è un'altra di quelle paure, è un potente motore, diciamo, che ti fa vivere delle relazioni sbagliate, che ti fa trovare delle relazioni sbagliate. È un'altra scomoda verità, perché voi scegliete, pensate a livello logico di scegliere una persona per amore, ma è così vero che scegliete una persona, di relazionarvi con una persona per amore? È così vero che scegliete di relazionarvi con una persona per amore? È così vero o non è così vero? Perché io credo che tante persone scelgono poi il partner per paura di rimanere da soli, per paura della solitudine. Hanno questo profondo vuoto, no? Si trovano a magari dover affrontare delle situazioni che giustamente possono essere difficili, perché alcune situazioni possono essere magari difficili. E sentono, diciamo, di doverle affrontare da soli. Questo vale, diciamo, anche per magari persone separate, perché se uno deve badare solo a se stesso, tutto sommato è abbastanza avvantaggiato, no? Però magari ci sono persone che hanno, che ne so, o i genitori anziani, o i figli che danno problemi, figli problematici, ad esempio. Se tu hai dei figli problematici e sei da sola ad affrontarli, le situazioni, perché magari l'altra persona se ne frega, si è distaccata, eccetera, eccetera, è ovvio che questo può generare dentro di te la paura di rimanere da solo, no? È la paura
che poi era in realtà poi le più grandi, le cose più importanti della nostra vita le viviamo sempre da soli, anche le fasi cruciali della nostra vita, cioè temiamo di affrontare da soli delle cose che non riusciamo a gestire, ma poi noi avremo, e questo vale per tutti, da affrontare da soli la morte, la nostra morte. La nostra morte rappresenta l'effetto più cruciale della nostra vita e nonostante tutto la morte viene affrontata da soli, sempre da soli. Anche se salutiamo la nostra Pamela Saporito, questo è un qualcosa che dobbiamo tenere presente, un qualcosa che secondo me è molto molto importante. Dobbiamo imparare a gestirle al meglio queste situazioni, dobbiamo imparare a gestirle al meglio queste cose. È comprensibile, diciamo, sicuramente che un essere umano cerchi il contatto e l'affetto degli altri, ma è anche importante imparare a stare bene con se stessi, ad affrontare le situazioni negative della nostra vita da soli, perché tanto dovrai affrontare la morte, quindi tanto vale che ti prepari ad affrontare la morte. Questo è il punto più importante, no? Nel buddismo, ad esempio, ci sono anche delle tecniche che sono chiamate tecniche di Powa, dove in realtà si dà una specie di rifugio per cui la persona morente viene indirizzata in qualche modo, si cerca di indirizzarla verso uno sviluppo positivo. Quindi, però il primo passo per superare questa paura è proprio l'accettazione, accettare la solitudine, accettare che la solitudine possa essere presente nella tua vita, cioè accettare che la solitudine possa essere presente nella vita, accettare che la solitudine possa, diciamo, essere totalmente presente nella tua vita. E che non debba essere temuta e che non debba essere, rivelata fondamentalmente o evitata, rivelata agli altri, no? Ah, ho paura di essere da solo. E ovviamente questo è un punto fondamentale. Molte persone dicono meglio in coppia perché appunto si sentono sole, si sentono incapaci di affrontare delle situazioni che nella vita pensano siano, come possiamo dire, siano negative. Questo succede, però purtroppo spesso noi cerchiamo, come possiamo dire, noi cerchiamo di voler, come dire, appoggiarci a qualcuno, no? Proprio in funzione degli imprinti vissuti. Poi magari siamo stati proprio frustrati in questo. Quindi le relazioni dovrebbero essere, come diceva qualcuno, la nostra cara Pagnocca Perotti, una scelta consapevole, basata su un vero desiderio di connessione, basata su un vero desiderio di condivisione con un'altra persona. Non devono essere un mezzo per evitare la solitudine a tutti i costi, perché se diventano un mezzo per evitare la solitudine a tutti i costi, questa è una scomoda verità. È sicuramente una scomoda verità, questa, perché è una scomoda verità perché nessuno vuole ammetterlo, no? Nessuno vuole ammettere che si è messo assieme a qualcun altro per paura di stare da solo e di stare da sola. Oppure anche per proprio questioni pratiche, per motivazioni pratiche, per motivazioni pragmatiche, diciamo. Quindi il modello d'amore di questo genere è ovviamente un modello d'amore che non ti porterà nessun risultato, ti porterà soltanto il risultato di stare male, di agganciarti proprio alle persone sbagliate. Agganciarti alle persone sbagliate perché, come dire,
sono quelle che andranno ad amplificare, grazie caro, non so se dice a me, ad amplificare i turbamenti. Quindi invece ci dovrebbe essere ovviamente un qualcosa di diverso, no? Gli elementi chiave di una relazione dovrebbero essere diversi, dovrebbero essere basati non sul, diciamo, non sull'attaccamento, non sulle paure, ma su altre situazioni. Ad esempio, ci dovrebbe essere una comprensione reciproca, un rapporto basato sulla comprensione reciproca, dove entrambi i partner comprendono e entrano in relazione con le emozioni, con i desideri dell'altra persona. Questo è un punto importante. Oppure anche una comunicazione aperta, ad esempio, no? Se tu non sai, diciamo, sviluppare una comunicazione aperta, proprio per paura, perché spesso le paure ci bloccano, e allora diventa difficile, no? Diventa veramente difficile poter ottenere dei risultati. Purtroppo, sono situazioni molto rare. Sono situazioni veramente, veramente difficili, veramente rare. Dobbiamo quindi cercare di capire che anche la fiducia e la realtà dovrebbero essere chiavi di una relazione. Quando una persona si fida di te, quando una persona ha fiducia in quello che dici, quando una persona ha fiducia in quello che fai. E quindi fiducia e realtà sono i fondamenta di qualsiasi relazione che dovrebbe essere una relazione duratura. Ci dovrebbe essere affetto e intimità, ci dovrebbe essere anche crescita insieme, no? Quindi sono tutte queste le cose che dovrebbero rendere una relazione più interessante. Altrimenti, purtroppo o per fortuna, continueremo sempre ad alimentare queste scomode verità, che continueremo sempre ad alimentare queste scomode verità. Fin tanto che non guardi in faccia la realtà, non otterrai dei risultati. Devi imparare a guardare in faccia la realtà, e se sarà dura, come diceva Vasco Rossi, dillo alla luna, e vedrai che si riuscirà a migliorare moltissimo. Bene, detto questo, quindi dillo alla luna.